Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi c'è anche Ronny che non sta perdendo tempo a rompere la pianta del basilico. Oggi perché sono qua sul terrazzo? Perché abbiamo deciso di portarvi con noi in un'esperienza che in realtà abbiamo fatto circa un anno e mezzo fa, perché siamo andati a Los Angeles e abbiamo registrato alcuni video di allenamento con dei coach veramente eccezionali. Quindi oggi vi porto nel mio allenamento insieme a Mike, che è un coach molto molto conosciuto negli USA, perché appunto è il coach di tantissime celebrity, tra cui appunto, per farvi qualche nome, ma sicuramente dopo lo sentirete dire da lui anche nel video, Brad Pitt, Megan Fox, The Rock. Questo allenamento lo abbiamo fatto alla Gold Gym di Venice Beach, quindi proprio l'originale. Sono molto molto contenta, anche se è passato già un bel po' di tempo e ve lo sto raccontando diciamo adesso, dopo circa un anno e mezzo. È stata una bellissima esperienza. Sono sincera, Los Angeles non ci è piaciuta molto, ma le esperienze che abbiamo fatto in quella palestra con tutti i coach che c'erano, super famosi, super conosciuti e di una competenza che non vi so neanche descrivere, abbiamo imparato veramente tantissime cose che poi, ci sono servite molto anche in quello che è il nostro lavoro da coach, appunto. Quindi niente ragazzi, io spero che il video vi piaccia. Adesso vedrete anche voi che super allenamento di spalle abbiamo fatto io e Mike. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link no time to waste. For the record. For women, I've trained Sporty Spice of the Spice Girls. She's super fit, super strong. I work with Priyanka Chopra, actually now Priyanka Chopra Jonas, and Megan Fox. I work with Megan Fox. I get all the pretty women. Allora, ha detto che praticamente ha allenato varie celebrità, tra cui le Spice Girl, Megan Fox, eccetera, eccetera. All the beauty. È ufficialmente pazzo. Cosa hai fatto? Spinte con manubri con non so, 25 libbre, non so neanche quante, ma mi sarei fermata alla sesta, me ne ha fatto fare 12. Questo è quando si dice che il cedimento mentale è tutto in testa. Square it up. Slow. Nine. Good.
There you go. Square it up. Drive it up. One. Nice. Two. Good. Great. Excellent. Four. Good. Perfect. Please wear a mask while you're indoors. Thank you. Good. Four. Five. Six. We'll start here, but I like to really, really stretch the delt. That little extra, you can see even the delt stretch out. So bring it, really stretch it up, bring it out. Really get a good stretch, really stretch and make it grow. That delt is great. Shoulders are on fire. Yeah. Fuego. Io quando faccio questi allenamenti ogni volta penso, ma mi sono mai allenata seriamente? Perché è una roba incredibile, fino a che limite ti spingono. Difatti io e Gianmarco abbiamo deciso che, finiti questi personal, già da domani ci inizieremo ad allenare insieme, facendoci da spot e da vicenda, perché è tutta un'altra cosa rispetto ad allenarsi da soli. Non arrivi mai al limite veramente, invece così è il top. Non ci faccio più, sono distrutta. Yeah.
more. Three more. You got it, burn it. 13. Come on. 14. Come on. Excellent job. Way to go. Fantastic. New champ. Champions. Champion. Good job. Proud of you. Way to work. Way to work. You're the best. You guys are awesome.